Buonasera, benvenuti al concerto. Buonasera. Due parole per presentarvi il programma. Beh, naturalmente i primi due pezzi non hanno bisogno di molte parole. Sapete tutti che quello che è successo pochi giorni fa, il maestro Morricone ci ha lasciati. A me lega un ricordo anche particolare, perché ho avuto occasione di conoscerlo, di lavorare con lui. Per cui, insomma, a maggior ragione, quando ho preso la notizia, abbiamo deciso, così senza pensarci su un attimo, di aggiungere al programma questo piccolo omaggio, così come ricordo. E visto che siamo in tema del cinema, la cosa funziona, perché poi il proseguo del programma sono tre brani di un autore che si chiama Riccardo Joshua Moretti, autore italiano, ma come capite dal suo nome di origine ebraica, che appunto è prevalentemente un compositore di musica da film. È un amico che io ho avuto l'occasione di conoscere tanti anni fa, quando fece un CD di sue musiche per una colonna sonora, e da allora è continuata, insomma, questo nostro rapporto di amicizia. Poi un giorno, ascoltando il nostro auditorio e diverso io ascoltando poi la sua ultima produzione, parlando insieme, dice: quasi, ma guarda, per me quello hai sbagliato, non lo dovevi scrivere per foto, dovevi scrivere per chitarra. Allora mi ha detto: beh, vabbè, ti farò qualcosa. Ci ha fatto questo omaggio, questi tre brani, e mi fa piacere dire anche che proprio in questi giorni ha ricevuto un premio importante come miglior colonna di sonora negli Stati Uniti. E proprio oggi, questo l'abbiamo visto su un post che è stato fatto dal suo agente, Istanbul ha vinto il premio come miglior colonna sonora al Festival del Cinema. Quindi, insomma, un bel augurio, un bel pensiero. Noi poi abbiamo avuto occasione di vederlo proprio due giorni fa, stavamo registrando in questo studio e lui è venuto a trovarci, è stato lì con noi, ha conosciuto quindi il trio. E vabbè, ecco, a maggior ragione questa cosa mi fa piacere. Sono tre brevissimi estratti, veramente tre piccoli pezzi delicatissimi, dove sentirete un po' delle sue origini ebraiche, un po' della musica araba, e insomma un po' un mescolamento, un'armonia tradizionale nostra. A seguire io lascerò il palco al trio e sentirete un grande classico che sicuramente nelle orecchie avete tutti. Si tratta di Take Five, che è un pezzo appunto del compositore Paul Desmond. Lo conoscete, non ho bisogno di presentazione. Mentre invece forse due parole vale la pena spendere per il proseguo del programma, che poi è un po' il cuore di tutto quello che noi offriamo, ed è il concerto del compositore francese Claude Bolling. Claude Bolling è un bravissimo pianista in carriera, si è dedicato alla musica classica, ma che ha sempre coltivato la passione per il jazz, e a un certo punto ha deciso proprio di lanciarsi su questa avventura. Negli anni '80 decise di comporre dei brani per strumento classico, tipico e puro, e trio jazz, che non era una cosa così scontata per quell'epoca. I due mondi erano veramente molto separati, un po' lo sono adesso, però lì allora ancora di più. Aveva la fortuna di conoscere grandissimi interpreti, fra i più grandi della musica classica, ognuno di loro ha dedicato un brano, cioè per violoncello, per flauto, per violino, via dicendo. Poi fece anche uno per flauto, chitarra e trio jazz, che ebbe un successo strepitoso sia dal punto di vista discografico che concertistico, e veramente lo portò all'attenzione di tutto il mondo musicale. E sull'onda di questo successo decise di comporre questo concerto, che probabilmente, anche in base a quello che mi dicono loro, che li hanno suonati praticamente tutti, forse è il più interessante in assoluto, il più bello, il più complicato, il più lungo e il più difficile. Noi lo troviamo bellissimo, devo dire che, insomma, girando ormai ci siamo accorti che anche il pubblico la pensa come noi, e questo ci fa molto piacere. Sentirete una cosa impressionante per quantità di virtuosismo, note, così, ma tutto con un filologico, una bellezza musicale incredibile, addirittura con omaggi a Bach e via dicendo. Ecco, questo, come vedrete sul programma, si compone di sette tempi. In realtà all'inizio erano sei, ma poi lui, non contento di tutto il milione di note che aveva scritto, decise di aggiungere un finale, perché mi sembrava che chiudesse poco il sesto tempo e fa una sorta di
di riassunto delle puntate precedenti, raccogliendo i temi soprattutto dal primo tempo e costruendo questo straordinario grandissimo finale. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Thank you.
Grazie. Thank you.
fatto.
Thank you.
Simone Pagani al pianoforte. Franco Catalini al contrabbasso. Massimo Milino alla batteria. Allora adesso facciamo un pezzo molto particolare, come ho visto, una piccola follia, così è nata quasi per gioco, alla ricerca del parto un po' all'ultimo momento, a un festival chitarristico forse certe cose non vanno fatte, pazienza, mi perdonerete se c'è qualche purista. Noi abbiamo deciso questa sera di farvi sentire Vivaldi in chiave jazz.
Thank you.